tantissimi gli appuntamenti qui alla Bit di Milano per la Puglia, risultati eccezionali quelli che sono stati presentati nelle scorse ore, tantissimi elementi, la cultura, la rete tra i comuni, tutto questo rappresenta una formula vincente. Assolutamente, abbiamo messo a sistema quello che è il connubio turismo e cultura e se questo possiamo farlo, lo possiamo fare grazie alla presenza dei sindaci, degli assessori, delle tantissime associazioni che si impegnano a promuovere il brand Puglia, perché noi dobbiamo partire da questo presupposto. Siamo una regione e non va bene quando si fa il campanilismo rispetto a quello che è un unicum importante. L'abbiamo fatto attraverso anche la internazionalizzazione della nostra regione, quindi con la cultura esportata all'estero, e abbiamo visto che grazie alla mostra di Denitis a Washington abbiamo avuto tantissimi turisti americani. Lo stesso dato ci aspettiamo adesso grazie alla mostra dei reperti archeologici che abbiamo portato quest'estate a Nanchino e adesso è ancora in corso a Canton, quindi in Cina. Ci aspettiamo altrettanti turisti, quindi poter qualificare l'offerta turistica lo si può fare solo e esclusivamente attraverso la cultura e lo si può fare nel momento in cui c'è collaborazione tra i comuni, la regione e il privato. Quindi pubblico e privato devono lavorare insieme. Questa diventa anche la chiave per la destagionalizzazione del turismo, una Puglia che è attrattiva tutto l'anno. Non solo per la destagionalizzazione ma anche e soprattutto per la delocalizzazione. Ricordiamoci che la Puglia è stretta e lunga, ha sì le spiagge, il mare, ma ha un entroterra tutto da scoprire e lo stiamo facendo grazie ai cammini, grazie ai bandi che mettono a valore i nostri borghi, grazie al fatto che le tantissime proloco valorizzano tutti quei tesori nascosti e danno la possibilità alla Regione Puglia di essere conosciuta fuori dai confini non solo dell'Italia ma anche dell'Europa.